Buongiorno, dall'informazione di News TV. Apriamo con la cronaca, ci trasferiamo a Buonacompra. Ieri mattina, brutta avventura per una donna di 72 anni che attorno alle 10.30 è caduta a terra dopo essere stata urtata da un'auto che stava facendo manovra. Immediato l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118, per lei corsa in ambulanza e medicazione al pronto soccorso dell'ospedale di Cento. La donna, secondo una prima ricostruzione, stava camminando a lato della strada in prossimità della farmacia di Buonacompra al centro del paese quando è stata urtata da una vettura che stava facendo manovra. L'anziana signora, dopo l'urto ricevuto, è caduta a terra riportando un leggero trauma cranico e la frattura di una spalla e di una mano. Sul posto, per chiarire con esattezza la dinamica del sinistro, si è portata una pattuglia della Polizia Municipale di Cento che ha effettuato i rilievi di legge. Parliamo adesso della notte di Capodanno, la prima nata della provincia di Ferrara, proprio al Santissima Annunziata di Cento, pochi minuti dopo la mezzanotte, è Ritaye El Hamed. Vediamo. Si chiama Ritaye El Hamed, la prima nuova nata del 2018 della provincia di Ferrara. Il primo vagito, 20 minuti dopo la mezzanotte, all'ospedale Santissima Annunziata di Cento. Peso alla nascita 3 kg e 60 grammi. È la quartogenita di una famiglia residente a Crevalcore, originaria del Marocco. Il papà, Abdelali El Hamed, ha 43 anni ed è arrivato in Italia 23 anni fa. La mamma, Sana Wedid, ha 38 anni e da 19 abita a Crevalcore. La piccola Ritaye ha tre fratelli di 17, 12 e 3 anni, tutti nati all'ospedale di Cento. Sempre per quanto riguarda la notte di Capodanno, tranquilla, senza feriti o per botti o risse e nessun problema con eccessi alcolici. Questo è quanto è emerso dal nostro sopralluogo la mattina di Capodanno al pronto soccorso. Vediamo. Il decesso di una donna avvenuto a 20 minuti prima della mezzanotte è stato l'unico fatto di rilievo avvenuto al pronto soccorso dell'ospedale di Cento nella notte di Capodanno. Per il resto, una notte e una mattinata tranquille, senza feriti a causa di botti o petardi, tra l'altro vietati, o di risse per eccessi di alcol. Tranquille sia per affluenza che per tipologia di urgenza. Cento si è dunque distinta per morigeratezza e attenzione alla sicurezza in un contesto nazionale che ha fatto registrare 212 feriti, di cui 36 ricoverati e una bimba colpita a Crotone da un proiettile vagante. Adesso facciamo un passo indietro al 30 di dicembre dello scorso anno ormai, tradizionale concerto di Capodanno all'Auditorium Pandurea di Cento con l'orchestra Città di Ferrara diretta dal maestro Andrea Bianchi. Vediamo. Che cosa auspichiamo per il 2018? Per il 2018 sicuramente che la cultura non venga considerata, specialmente quella teatrale, una cultura d'élite, che arrivino fondi statali e che ci sia una sensibilità verso questo tipo di cultura che, come molti di voi avranno potuto vedere in questi mesi, non è solo una cultura legata alla musica, legata alla prosa piuttosto che alla danza, ma è anche altro tipo di arte. Per noi questo è molto importante e siamo sempre più convinti dell'importanza anche della vicinanza degli sponsor privati di questo territorio che auspichiamo ci sostengano per il prossimo anno. Quindi a nome mio personale e di tutta la Fondazione Teatro Borgatti voglio augurare a tutti voi, alle vostre famiglie, ma in modo particolare anche a chi non c'è, quindi alla città di Cento, veramente un prospero e felice 2018.
Bene, per questa edizione è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione. Naturalmente l'appuntamento con News TV Aton era puntuale domani alle ore 13, sempre in diretta qui da 100. Vi ricordo di rimanere collegati con noi attraverso i nostri canali Facebook e Twitter e naturalmente, come sempre, tutte le notizie aggiornate sempre minuto per minuto in tempo reale le potete trovare sul giornale online areacentese.com, la nostra testata giornalistica di riferimento. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata, a domani.